Daniele Pecci è qui presente alle giornate di Portofino Days. Daniele Pecci non ha bisogno di grosse presentazioni, è un bello della televisione, in particolare delle fiction. Ultimamente è protagonista insieme alla Ranieri nella fiction Lalo Bosco, è così? Sì, Lolita Lalo Bosco. Come vanno queste fiction? Beh, questa in particolare va benissimo perché mi pare che sia la serie italiana più vista in assoluto, fa il 28%, quindi è la più vista, va bene. Fare cinema e fare fiction è molto diverso? Lei ha fatto cinema anche? Sì, ho fatto cinema, non moltissimo. Vabbè, però, diciamo, sono principalmente un attore di teatro, però ogni tanto delle serie, molte, moltissime, e qualche cosa al cinema dove non sono presentissimo, insomma. Ma oggi la fiction funziona molto, perché? Ma le serie danno una possibilità di far vedere, presentare lunghi periodi storici, di approfondire molto i personaggi, e siccome vengono fatte alla televisione, la gente ha modo di, come dire, di avere un appuntamento rituale con qualche cosa che si vede nel tempo. Poi ultimamente stanno facendo grandi passi avanti, quindi stanno assurgendo a prodotti artistici. Ma lei ha fatto teatro. Io faccio soprattutto teatro, ma voglio dire, fra teatro e fiction c'è una differenza. Beh, diciamo che il loro fine potrebbe essere definito lo stesso, ma il modo di arrivarci è completamente diverso. I grandi momenti teatrali suoi quali sono stati, ti ricorda? Ma questo non posso dirlo io. Vabbè, insomma. Grandi momenti da che punto di vista? Dal punto di vista interpretativo, la soddisfazione del ruolo. Le soddisfazioni grandi sono stati quelli di fare i ruoli che ho sognato per tutta la vita, i grandi classici che faccio sempre, Edipo Re, Siracusa, Amleto, Enrico V, Mattia Pascal, Trump che si chiama Desiderio, insomma i grandi classici. Ma e passare alla fiction non è una forma di, pardon, tra virgolette, di deprezzamento? Ma no, perché si nutrono di linguaggi completamente diversi. Il teatro che faccio è un teatro che si basa sulla scrittura e sulla poesia universale e ha bisogno di un'interpretazione di un certo tipo. Con le serie puoi raccontare una verità più peculiare, diciamo meno universale, però più particolare, più... Sono due aspetti diversi del raccontare. Senta, lei è un attore giovane, chiamiamolo. Lo ringrazio. Vabbè, no, voglio dire, rispetto... Ecco, la generazione vostra ha delle differenze, si differenzia molto, differente dalle scuole del passato, dei grandi attori, delle grandi attrici del passato. Ma diciamo che non essendo propriamente giovane, come lei ha detto, perché sono già 35 anni che faccio questo mestiere, io ho fatto in tempo a lavorare, ad incontrare qualche regista e qualche attore, vecchio attore della, diciamo, attore della vecchia generazione. Una differenza, sì, senz'altro c'è. Prima c'era forse una scuola più rigida, forse c'era un modo di impostare il lavoro e di pensare al lavoro in maniera più schematica e passo dopo passo, bisognava fare degli step. Oggi nel mondo dell'immagine, dell'apparire, probabilmente i modi di arrivare a fare determinate cose sono molteplici, sono diversi, però quello che rimane, io credo, di simile è che le carriere in qualche modo poi si vedano a lungo termine. Buon lavoro allora. Grazie mille. Mi saluti Lalo Bosco. Quando la incontro ti la saluto. Grazie. Arrivederci.